Originario della provincia di Caserta, classe 1972, cadetto della Nunziatella prima e dall'Accademia di Modena poi, con una precedente esperienza in Campania al reparto territoriale di Giugliano. Il colonnello Gianluca Trombetti è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno. Padre di due figli, si è presentato alla stampa presso la sede di Via Mauri e prende il posto di Antonino Neosi. Il nostro mestiere è prevenire e reprimere i reati, il nostro mestiere è supportare la cittadinanza, supportare le comunità, il nostro mestiere è rassicurare le persone fornendo un servizio di prossimità quanto più competente possibile. 1600 uomini è un gran numero, obiettivamente è un gran numero, anche 158 comuni devo dire è un gran numero, senz'altro, la provincia di Salerno è molto grande, quindi cercherò di continuare a valorizzare la presenza cercando di dare anche un senso maggiormente logico alla presenza sul territorio, un senso logico alla presenza sul territorio, e soprattutto io sono della scuola del coordinamento, quindi io credo tantissimo nel coordinamento tra le forze di polizia. I reati predatori non vanno assolutamente sottovalutati, sarebbe sicuramente sbagliato e sarebbe una riserva mentale dell'operatore di polizia credere che il reato, il contrasto al reato del crimine organizzato sia più importante di quello predatorio. Senza creare dietrologie particolari, il reato predatorio con queste premesse, con queste interpretazioni ha sicuramente la medesima importanza per la cittadinanza del reato associativo anche particolarmente grave.